Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di logopedia e lo faremo insieme alla dottoressa Luisa De Gasperi, che è in collegamento con noi da Trento. Buonasera dottoressa e benvenuta. Buonasera, grazie. Dottoressa, quindi oggi noi parleremo di logopedia. Per iniziare, prima di tutto, quindi, che cosa fa il logopedista? Di che cosa si occupa e chi si può rivolgere a questa figura professionale? Allora, il termine logopedia deriva dal greco, dall'unione di logos, ossia parola, e paideia, cioè educazione. Il logopedista dovrebbe essere colui quindi che educa alla parola. È un professionista sanitario riconosciuto, iscritto ad un apposito albo che si occupa di prevenire, di valutare e trattare tutte quelle che sono le fragilità in ambito comunicativo e linguistico. Ma non solo, si occupa anche di studiare, di fare ricerca e di cercare di innovare tecniche e strumenti per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, sia nella comunicazione che nel linguaggio. Diciamo che la logopedia si rivolge un po' a tutte le fasce di età, ai bambini, ai ragazzi, agli adulti, agli anziani. Ci si può rivolgere al logopedista quindi per qualsiasi difficoltà nel linguaggio orale, come ad esempio banalmente la pronuncia di una lettera, classico ad esempio per l'italiano è la nostra R, che per alcune persone è complessa da dire. Nel caso, ad esempio, anche di disfluenza, che chiamiamo comunemente balbuzie, che rende a volte difficili anche quelle che sono le relazioni al di fuori del nucleo familiare, a tutti anche quei quadri di alterazione della comunicazione del linguaggio verbale che insorgono, ad esempio, in seguito ad ictus, traumi cranici, nel caso di demenza. Oppure si utilizza per lavoro o si utilizza troppo, o a volte anche male, la voce per imparare un'educazione nel gestirla bene, proprio per svolgere la propria professione, ad esempio, di insegnante, di cantante, di attore. Ci si può rivolgere al logopedista anche per fatiche nell'apprendimento scolastico, ad esempio, e anche per alterazione di difficoltà nella deglutizione. Ad esempio, alle volte semplicemente ci sono delle cattive abitudini, per cui si ha un alterato, ecco, posizionamento, ad esempio, della lingua e di funzionalità della lingua all'interno del cavo orale. Altre volte ci sono delle patologie neurologiche a cui conseguono delle fatiche nella deglutizione, come ad esempio nel caso della disfagia. Quindi, questi sono solo alcuni degli ambiti di intervento della logopedia che sono molteplici e anche molto diversi fra di loro. Per questo è fondamentale lavorare in equipe multidisciplinare, mettendo al centro la persona e non il suo disturbo. Questa è un po' l'ottica che mettiamo in atto quotidianamente nel nostro centro, SOS Parole Logopedia di Trento, in cui siamo 12 logopediste, ognuna altamente specializzata in un ambito specifico. Poi ci affianca un medico neuropsichiatra, due psicologhe specializzate in neuropsicologia e dei tutor dell'apprendimento. Questo perché è importante, perché ci permette di prendere in carico il paziente in maniera completa, con un percorso individualizzato e con un'attenzione anche al contesto familiare e sociale, perché l'obiettivo è sempre il benessere della persona. Dottoressa, e quindi nello specifico lei in quale ambito della logopedia è specializzata? Io nasco come logopedista negli anni 90, ormai quasi 30 anni fa, con una formazione universitaria in cui la centralità della persona aveva un peso non indifferente nel processo di cura. Mi sono poi dedicata nel tempo in particolar modo all'età evolutiva, quindi ai bambini per lo più, in quanto mi piace molto la relazione, ecco, che si instaura con i bambini. L'ambito in cui sono maggiormente specializzata è quello del linguaggio verbale, quindi del linguaggio parlato, in particolare della componente fonologica del linguaggio, che è quella che ci permette di pronunciare correttamente le parole, ecco, se possiamo dirlo in maniera semplificata. Questo sia ovviamente in presenza di un disturbo specifico primario del linguaggio, quindi bambini che non hanno altre alterazioni ma fanno fatica. Ecco, linguisticamente, ma anche invece come fatica secondaria, ad esempio a quadri di autismo, sindromi genetiche ed altre patologie. Sono poi appassionata di disfluenza
e di voce, che curo sia nei bambini che negli adulti, e credo fortemente in quella che è una presa in carico precoce. Beh, dottoressa, lei parla del suo lavoro come di una passione, la chiama proprio sono appassionata di, invece lei è specializzata in realtà in questi ambiti, quindi i bambini, lei soprattutto si occupa di bambini, i disturbi del linguaggio sono molto frequenti nei bambini, c'è da preoccuparsi? Allora, diciamo che i disturbi di linguaggio di tipo proprio specifico interessano circa un bambino su 10. Nella maggior parte dei casi non c'è da preoccuparsi perché si risolvono positivamente. In alcuni casi invece possono avere delle conseguenze negative sia sulla socializzazione con i pari che sull'apprendimento scolastico successivo. Quindi è bene non preoccuparsi troppo ma occuparsene. Per quei bambini che ad esempio parlano molto poco, utilizzano sempre le stesse parole o che parlano molto ma si fatica a capire, no? Quello che ci vogliono dire, vale sempre la pena chiedere una consulenza al logopedista. Prima di arrivare a pronunciare correttamente una parola, tutti i bambini fanno dei tentativi. Ad esempio, se vogliono dire matita, inizialmente il bambino potrebbe dire ita, poi tita, nita, per arrivare a dire matita. Questo è assolutamente normale, ma quando un bambino fa questi tentativi e non arriva a dire la parola correttamente, oppure la dice in alcuni momenti ma in altri no, il sistema fonologico, che è quello appunto che ci permette di arrivare alla pronuncia corretta delle parole, potrebbe non funzionare bene e quindi è opportuno intervenire per suggerire al cervello del bambino il modo giusto di costruire la parola, che è poi lo stesso modo che servirà per poi poterla scrivere, soprattutto in una lingua trasparente come l'italiano, dove per lo più scriviamo come pronunciamo. Dottoressa, altro disturbo di cui si sente molto parlare è il disturbo di apprendimento. Quando può insorgere questo disturbo? Ecco, proprio come lei mi dice, si sente molto parlare, no? L'ultimo decennio ha aperto un po' le conoscenze e la cultura al disturbo dell'apprendimento. In realtà vengono chiamati disturbi per definizione clinica, ma non sono una patologia, sono semplicemente una caratteristica di differente funzionamento per apprendere. E i disturbi specifici possono riguardare la lettura, la scrittura e il calcolo e possono essere diagnosticati dopo la conclusione del secondo anno della scuola primaria, quindi quella che veniva chiamata seconda elementare per la lettura e la scrittura e dopo il terzo anno per la matematica. Si possono identificare però delle fragilità già precedentemente a questa epoca diagnostica, ecco, se così la vogliamo definire. E questo ci permette di mettere in atto delle modalità e di prevenire la gravità del disturbo dell'apprendimento che poi però si manifesterà. Infatti, essendo delle fatiche di tipo neurobiologico, non è possibile purtroppo evitarle. Se c'è la predisposizione, c'è un fattore scatenante, comunque si manifesteranno, ma sicuramente quello che noi possiamo fare col nostro lavoro è attenuarne i sintomi, permettendo ai bambini una vita scolastica serena e soprattutto con fiducia nelle proprie capacità. Quando c'è un disturbo di questo tipo, la lettura in genere appare spesso lenta, questo ci dice che non è automatizzata e che in alcuni casi ci possa essere una fatica nel comprendere quello che si sta leggendo, proprio come contenuto, essendo che il bambino è ancora molto attento alla forma. Altre volte invece la lettura ha una buona velocità, ma ci sono molti errori quando si legge e quindi ad esempio si legge una parola per l'altra perché inizia magari con la stessa letterina, quindi banana diventa balena, oppure per l'orientamento di quella letterina, quindi banana viene letta da nana, o ad esempio sequenze di lettere all'interno di parole lunghe e complesse, come ad esempio tartaruga, che può essere letta tatraruga. La scrittura ha due componenti, quella grafica, per cui se si fa fatica in questa componente si scrive, fra virgolette, male, no? A volte in maniera poco comprensibile anche a se stessi. E l'altra componente che è invece quella ortografica, dove ci sono degli errori.
Ovviamente è normale fare errori, soprattutto nelle prime fasi di apprendimento. Si saltano le doppie, si fatica a capire quando usare l'H, si fatica con i gruppi ortografici difficili, come ad esempio la sci, la gli. Quando gli errori però si mantengono per più tempo, ma soprattutto quando la quantità di questi errori è significativa, allora si parla di disortografia, quindi disturbo specifico della componente ortografica della scrittura. La matematica, come le dicevo all'inizio, viene valutata un pochino dopo, a fine della terza elementare, perché alcuni bambini impiegano più tempo ad automatizzare le regole del calcolo, senza però avere una reale difficoltà in questo ambito. Quando i meccanismi invece del calcolo non sono automatizzati, si parla di discalculia evolutiva. La valutazione di questi aspetti, e questo ci tengo a dire e farlo passare come messaggio alle famiglie, no? Che poi si affidano agli specialisti, va fatta obbligatoriamente in equipe multidisciplinare, sia nel servizio pubblico che nel servizio privato, ed è importantissimo in questo caso fare rete con la famiglia e la scuola per garantire ai bambini e ai ragazzi un percorso scolastico più sereno possibile, perché il nostro obiettivo è certamente il potenziamento di quello che è emerso come fragile, però primariamente la serenità, ecco, dei bambini e dei ragazzini a scuola. Beh, dottoressa, grazie innanzitutto perché è stata chiarissima e anche, devo dire, dolcissima. Sappiamo però purtroppo grazie. Che spesso i genitori sono preoccupati nel portare i propri figli a fare una visita dal logopedista. Quindi le chiedo, dottoressa, come si svolge una visita? Allora, a questo quesito le posso rispondere in base a quella che è la mia modalità, che è la modalità anche condivisa all'interno del mio centro, dalle colleghe che lavorano con me, perché diciamo che poi ogni professionista attua un po' una propria modalità, no? di approccio con l'utente. E questo è infatti nella pratica clinica un aspetto soggettivo che è legato sia alla propria formazione che alle correnti di pensiero e di ricerca che si sentono in qualche modo più affini alle proprie caratteristiche anche di tipo personale, quindi proprio di predisposizione anche caratteriale. La prima visita logopedica è un momento molto delicato, dove le persone che si rivolgono a noi vanno sicuramente accolte e che va preparato con cura. Personalmente prediligo quello che è un approccio il più possibile ecologico, quindi che cosa succede nella pratica quando i genitori arrivano con il loro bambino per una prima osservazione? Vengono accolti innanzitutto in un ambiente adattato ai bambini, con a disposizione una serie di giochi, e chiediamo semplicemente a loro di giocare assieme al proprio bambino. Questo ci permette di osservare come i bambini interagiscono con l'adulto di riferimento, quindi con cui sono più sereni, no? Sono abituati a questo tipo di interazione, come giocano, come si muovono, come comunicano e come parlano. Quindi viene raccolto quello che è definito un campione di linguaggio spontaneo, quello che il bambino dice durante questa osservazione, e su quello che il bambino dice si fa anche una cura, un'analisi specifica, ecco, e grazie anche a quello che abbiamo osservato, a questa analisi specifica, abbiamo delle indicazioni rispetto alle competenze del bambino che abbiamo davanti in questo preciso momento. È come se fosse una fotografia, no? Questa analisi che andiamo a fare, e ha lo scopo di capire se il bambino che stiamo osservando abbia o meno una problematica. Ci sono infatti bambini che iniziano a parlare anche molto tardi, verso i 2 anni, 2 anni e mezzo, invece che a 1 anno, come dovrebbe essere, ecco, tipicamente, e che in breve tempo però poi si portano al pari con i bimbi della loro età. Ci sono invece bambini che non si esprimono perfettamente, ma che comunque stanno maturando spontaneamente questo processo, che è un processo complesso che chiamiamo linguaggio. Ci sono anche dei bambini che hanno stili comunicativi invece con indici di rischio. Cioè, che cosa ci dicono questi indici di rischio? Ci allertano, sono come dei campanellini
che ci dicono che per quel bambino nello specifico è consigliabile un percorso, ecco, logopedico, quindi un intervento più tecnico. Quindi direi che non c'è assolutamente da preoccuparsi, per rispondere alla sua domanda, per svolgere una prima osservazione di questo tipo. Spesso i genitori che vedo mi portano la loro preoccupazione rispetto alla timidezza, ad esempio, del proprio bambino, no? Dell'entrare in relazione magari con chi non conoscono, oppure nell'andare in un ambiente nuovo che loro pensano sia medicalizzato, quindi magari come succede quando vanno dal pediatra, invece un ambiente che è molto diverso. I bambini si divertono molto e faticano di solito ad andare via alla fine del tempo a disposizione, perché vorrebbero giocare ancora. Quindi il gioco è il mezzo primario, in cui anche in una fase di trattamento, oltre che di valutazione, andiamo ad inserire stimoli per il lavoro tecnico, e questo soprattutto fino ai 6 anni di età. Personalmente lo trovo uno strumento straordinario anche nelle età successive. Mi succede che un genitore porti da me il suo bimbo, sono 30 anni che faccio questa professione, e arriva questo genitore che io avevo seguito quando lui era piccolo, e quindi lui arriva e mi dice: dottoressa, le ho portato il mio bambino perché io mi ricordo quanto era bello venire a giocare con lei. Ecco, io penso che per un professionista, e questo sia il più bel traguardo professionale che si possa raggiungere. Eh sì, penso proprio di sì, dottoressa. Io la ringrazio moltissimo, è stato un grandissimo piacere ascoltarla. A presto. La ringrazio, arrivederci. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.